Gli angeli sono messaggeri di Dio sulla terra e vivono intorno a noi per sostenerci nei momenti difficili, di crisi o quando ci allontaniamo da Dio e perdiamo la fede. Sono esseri completamente puri e spirituali, quindi si ritiene che se non abbiamo fede e siamo troppo scettici sulla loro esistenza, non vedremo mai le loro manifestazioni intorno a noi. Ogni persona ha un angelo custode che lo accompagna quotidianamente e usa i segni per comunicare con noi. Ma perché ci inviano segnali frequentemente? Perché vogliono farci sapere che sono qui con noi, che hanno ascoltato le nostre preghiere e che non ci lasceranno cadere nello sconforto. Sono messaggeri di Dio con il compito di aiutarci per volere del Padre nostro e non possono deluderlo. Gli angeli sono esseri divini di amore e luce, inviati dalla nostra nascita per offrirci la loro mano, guarirci, darci la forza e guidarci nel nostro viaggio attraverso la vita terrena, per poi godere con noi in paradiso della gloria eterna. Lavorano per la nostra pace e felicità e sono qui per aiutarci a non cadere nel peccato. Ci inviano messaggi ben precisi che dovrai imparare a riconoscere per guidarci nei momenti difficili della nostra vita, avvertimenti per proteggerci dai pericoli, imminenti incidenti, lutti, malattie. Di sicuro non sarai in grado di vedere un angelo nello stesso modo in cui osservi una persona in carne ed ossa, ma ci sono modi per capire che un angelo vive accanto a te, nella tua casa. La cosa fondamentale da ricordare è che con il tuo angelo potrai comunicare attraverso la meditazione e la preghiera. Più sarà grande la tua fede, più riuscirai a riconoscere i suoi segnali. Alcune persone considerano i loro cari defunti come i loro angeli custodi. Potresti identificare come tuo angelo uno dei tuoi nonni a cui sei stato molto legato, o un amico, un genitore morto prematuramente. Ciò che è davvero importante è riservare almeno 5 minuti della tua frenetica giornata alla preghiera per ringraziare il tuo angelo custode. Nei momenti in cui supererai una difficile prova, ringrazialo. Lui è messaggero, creato da Dio, e porterà le tue preghiere al Signore. Recita sempre, prima di dormire, la breve preghiera dell'angelo di Dio. La giornata è terminata e tu sei nel tuo letto, al sicuro. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Elenchiamo di seguito i segnali che il nostro angelo potrebbe inviarci per comunicarci della sua presenza e darci coraggio per avvertirci che non siamo soli. I sogni. I sogni sono una finestra sull'anima e possono dirci quando il tuo angelo è vicino. Molte persone affermano che il loro angelo li ha visitati in sogno per far loro sapere che si stanno prendendo cura di loro. Forse vogliono darti un messaggio o semplicemente farti sentire la loro presenza.
Luci. Una delle più grandi manifestazioni angeliche è percepire piccoli fulmini colorati. Quando appaiono per una frazione di secondo e scompaiono, non è niente di più e niente di meno che il battito del tuo angelo vicino a te. Odore dolce ed improvviso. Se non riesci a spiegare come mai, improvvisamente, la tua stanza è stata intrisa di un dolce profumo, è forse perché il tuo angelo è accanto a te. L'olfatto è un senso molto forte, direttamente associato alle emozioni e alla memoria. Se all'improvviso avverti questa strana sensazione, che riporta alla mente ricordi forti, potrebbe essere un segno del tuo personale messaggero di Dio. Quando ciò accade, prova a pensare a cosa ti ricorda quell'aroma e dove ti porta. Forse c'è il messaggio che il tuo angelo ti sta inviando. Piume in luoghi insoliti. Trovare piume in qualsiasi luogo, anche nel meno atteso, è un chiaro segno che il tuo angelo è molto vicino a te e ti sta inviando segnali. Suoni. Gli angeli possono anche inviarti segnali attraverso i suoni, quindi non spaventarti se all'improvviso senti intorno a te il sussurro di voci diverse che non riesci a decodificare. È un segno del tuo angelo. Lo stesso se ascolti più e più volte, ovunque tu vada, la stessa canzone. Potrebbe nascondere un messaggio del tuo angelo, tranne ovviamente se sei tu a mettere sempre la stessa canzone. Inspiegabili sbalzi di temperatura. La vibrazione degli angeli può modificare le molecole dell'aria, facendola riscaldare o raffreddare improvvisamente e inspiegabilmente. Quindi, se ciò accade, è possibile che il tuo angelo vibri molto vicino a te, si muova, cerchi di comunicare con te. Queste sensazioni possono essere il modo in cui il tuo angelo ti fa sentire il suo abbraccio. I numeri. Uno dei modi più comuni che gli angeli usano per attirare la tua attenzione e attraverso i numeri degli angeli. Sono numeri che hanno un significato per te, compleanni, anniversari, date importanti, numeri di telefono, il numero di casa. Questi numeri che improvvisamente attirano la tua attenzione in situazioni comuni possono essere il modo del tuo angelo custode di attirare la tua attenzione. Ti senti come se non sei solo. Tutti abbiamo sperimentato, almeno una volta, quella sensazione di non essere soli, anche se la stanza sembra essere completamente vuota. È un segnale con cui il tuo angelo vuole ricordarti che è sempre vicino e veglia su di te. Nuvole. Quante volte ti sarà capitato di osservare un cielo nuvoloso e di intravedere in una singola nuvola la sagoma di un angelo, oppure un cuore, delle mani giunte o addirittura sembianze di un volto? Non è frutto della tua fantasia, è il tuo dolce protettore che ti avverte che sei sotto la sua amorevole protezione. Il sorriso del neonato. Si pensa che i bambini e gli animali domestici possano vedere gli angeli custodi. Gli angeli spesso rassicurano animali e bambini. Se ti capita di vedere un neonato interagire con qualcosa che non vedi,
potrebbe essere un segno che il tuo angelo custode è presente. Medesima cosa accade quando il piccolo sorriderà mentre dorme. Starà sorridendo ai suoi dolci angeli custodi. Molti rimangono scettici su quanto detto finora. Infatti, non credono nella presenza e nel potere degli angeli, nonostante diversi santi, come Padre Pio, ne hanno dato testimonianza diretta. Egli colloquiava con tutti gli angeli dei suoi fedeli. Questi segni possono essere un modo per farci sapere che non siamo soli e che c'è qualcuno che si prende costantemente cura di noi. Se non hai mai avvertito questi segni, non significa che accanto a te non c'è il tuo angelo. Rafforza la tua fede, prega molto e prima o poi percepirai che non sei solo. Sei sotto il manto di Dio, di Maria, e protetto dagli ali degli angeli del paradiso.